eventi che si sono verificati, clamorosi, recentemente, ma anche nel passato meno recente, ci indicano invece che non dobbiamo più rispondere solamente sul terreno della riparazione d'emergenza, ma anche sul terreno più articolato di prevenzione. La Regione ha preso questo impegno e vuole percorrere con decisione questa strada, recuperando anche se ce ne sono stati ritardi. Ma io credo che fondamentale sia non solamente un impegno di buon governo, ma che sia fondamentale anche il ruolo che i cittadini stessi possono avere nel monitorare, nel verificare, nell'accompagnare i processi che le istituzioni mettono in campo sulla tutela di un bene così fondamentale. E nessuno su questo terreno deve abbassare la guardia, e credo che ci può essere un lavoro reciproco anche di aiuto mutuo rispetto all'ottenimento e alla verifica dei risultati. Sappiamo c'è stato un leggero slittamento, io spero che questo sia davvero l'ultimo slittamento per l'inizio della ricerca del recupero dei fusti per apparecchiare tutta la strumentazione, ma dovrebbe avviare immediatamente invece, oltre alla ricerca, anche il recupero stesso dei fusti che saranno inseriti dentro un sarcofago con un piccolo sommergibile robot. Questo insomma è il progetto che ci è stato presentato, approvato, su cui dobbiamo quotidianamente monitorare perché non ci siano ulteriori ritardi e inefficienze. Appunto, poche parole, anche perché io sono interessato a questi temi molto come cittadino, visto che le mie competenze sono diverse, ma non è certo un interesse secondario. Quindi volevo leggervi la lettera di Enrico Rossi, che mi sembra significativa e che leggo volentieri, perché questi punti e questa attenzione la condivido non solamente come componente della Giunta, ma anche come cittadino, come territorio. Cari amici, a causa di impegni concomitanti non potrò partecipare al convegno che avevo organizzato, il Mediterraneo non è una discarica, e non voglio però far mancare il mio contributo. Come saprete, recentemente la Regione Toscana ha organizzato una conferenza internazionale sulla sicurezza in mare ed è stata scelta come sede l'Isola del Giglio. Ritengo che la questione della sicurezza in mare abbia acquistato una rilevanza unica nell'agenda non solo regionale, ma anche nazionale, e l'attenzione deve rimanere costante. Controllo delle rotte, tutela delle aree marine di pregio, porti puliti, raccordo strategico tra tutte le autorità competenti sulle attività in mare e nuove risorse europee per elevare gli standard di sicurezza sono gli obiettivi da perseguire. Con la presente, con le proposte per una navigazione più sicura, individuate in 5 punti: primo, istituire una normativa europea per obbligare i porti a dotarsi di servizi per la raccolta dei rifiuti per la depurazione delle sostanze reflue. 2. Creare per le navi di medio e grande cabotaggio e soprattutto per quelle che trasportano passeggeri e sostanze pericolose ed inquinanti un sistema efficiente di controllo e autorizzazione delle rotte, simile a quello che vige per la navigazione aerea, è uno dei punti, io credo, centrali della nostra discussione, riducendo così la discrezionalità dei comandanti e della società di navigazione anche con l'uso di poteri sanzionatori. 3. Realizzazione di un sistema di osservazione integrato tra radar, satelliti, strumenti remoti e sensori in loco, a cominciare da tutte le aree marine di particolare pregio e tra queste l'arcipelago toscano e l'Alto Tirreno, per controllare le rotte delle navi e individuare gli sversamenti di inquinanti in mare e garantire la sicurezza e prevenire gli incidenti. 4. Costruire un sistema di governance tra tutte le autorità competenti, in cui informazioni tecniche e previsioni meteo-marine siano la base per regolare e controllare le rotte e il traffico navale di passeggeri e merci, in particolare quelle pericolose. Costituzione di un fondo europeo dedicato agli investimenti necessari per elevare gli standard di sicurezza per il controllo delle rotte. Convinto quindi della necessità di realizzare al più presto questi punti, do il benvenuto a questo dibattito attraverso il quale si potranno vagliare ulteriori proposte per rendere i controlli più efficaci possibili. Con i miei migliori auguri, il buon lavoro e i miei più cordiali saluti, Enrico Rossi. Un'ultima osservazione prima di lasciare il microfono, che su questa questione del controllo e quindi sulle tecnologie necessarie ci può essere anche un'opportunità di riconversione di strumentazione di spese militari, e che è un'altra, come dire, filone da ispezionare fino in fondo per poter cogliere le opportunità che anche sotto questo settore si danno. Quindi io vi rinnovo il ringraziamento per questo convegno che mi sembra importante ed opportuno, e starò qui ad ascoltare un pochino, purtroppo non tutta la mattinata.